annuncio. Ah. No, nel senso che, come dire, ognuno chiede quello che vuole a seconda di quello che crede di dare. Ho invece da dire sul sindaco di Treviso che non mi piace il fatto che non mi abbia ancora chiamato, mi ha rotto il cazzo, perché dopo l'era Goldin l'ho incontrato, ho detto facciamo delle cose venete, belle, dei grandi artisti veneti, non rompe il cazzo e facciamo, ha fatto la mostra di Alessandra, forse non l'ha fatta lui, che era piena di opere molto così scalcagnate, quei ritratti, una mostra che è stata fatta, ma la sono dei 300, insomma, una mostra di qualche settimana, mese fa, quella lì. No, non era Van Dyck, era una mostra, forse quella lì. E poi quella lì che era una mostra, diciamo, non l'ho fatta io, cioè, poi è finita l'era Goldin, è arrivato il momento di fare, non so, una bella mostra di Paris Bordon, di Lorenzo Lotto di nuovo, cioè mostre vere di grandi artisti veneti. E quindi che adesso ci sia tra Goldin e il futuro una mostra virtuale ha una sola giustificazione, che è l'anno di Leonardo. Ma non sono stato neanche chiamato a fare lo spettacolo di Leonardo Teatro. Gli sgarbi protestano a difesa di se stesso e dei suoi diritti. Dovevano vederlo, no?